Buonasera. Ciao. Buonasera. Io in Parlamento faccio il capogruppo della Commissione Finanza del PD, per cui mi occupo di queste materie che non sono molto entusiasmanti, come potrete capire, ma non lo sono anche perché siamo di fronte a questo governo che già l'anno scorso ha dato dei segnali preoccupanti e che conferma con questa proposta di legge di bilancio. Perché preoccupanti? Innanzitutto perché si naviga a vista, come avete sentito le cifre indicate sono cifre che in buona parte, cioè per 14 miliardi, ricorrono al debito pubblico e aumentano il debito pubblico. Quindi quest'altro anno bisognerà trovare 14 miliardi per confermare i provvedimenti che hanno preso quest'anno, in particolare per confermare la decontribuzione per quanto riguarda i versamenti dei contributi, che continuiamo a chiedere sia strutturale, definitiva, non fatta anno per anno. In più quest'anno si proroga, il che ci va bene, che ci sia questa decontribuzione, ma noi ci aspettiamo che finalmente diventi strutturale e soprattutto si rimanda al prossimo anno a capire poi dove si trovano i soldi per confermarlo. Guardate, il segno di questa proposta di bilancio è tutta così. Si naviga a vista, ci sono dei provvedimenti che entrano in vigore ma valgono solo per il 2024. Le aliquote IRPEF le riducono da 4 a 3, sapete che nella loro idea di fondo c'è quella della tassa piatta e quindi un attacco alla tassazione progressiva. Tassazione progressiva significa pagare in proporzione al proprio reddito, tassa piatta significa che, non so, tutti pagano il 15% indipendentemente dal loro reddito. Quindi si sta svuotando quello che dice la nostra Costituzione, cioè che le tasse devono essere progressive e ognuno di noi deve contribuire in proporzione al proprio reddito.